Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo cosa fare se abbiamo un motore che si comporta in questo modo. Come avete visto, il motore gira a scatti ed un comportamento del genere indica molto spesso un guasto meccanico. Di solito il problema riguarda o l'ESC o il motore. Vediamo quindi come procedere quando ci troviamo in una situazione simile. La prima cosa da fare è analizzare a vista il motore, guardando se all'interno ci sono avvolgimenti spezzati o bruciati. In questo caso non si vede nulla di strano. Quindi verifichiamo che la campana non sia storta. Poi che non ci sia del gioco verticale. Anche in questo caso sembra tutto ok. Se riscontrate qualcuno di questi problemi potrebbe essere guasto il motore. Tuttavia, anche se il motore sembra ok, è ancora presto per escludere che non sia danneggiato. Quindi continuiamo con l'analisi. Un'altra prova da fare è vedere se il motore gira normalmente o fa più resistenza degli altri. Anche in questo caso il motore non presenta anomalie. Se il motore ha più resistenza rispetto agli altri, il problema potrebbe essere negli ESC. Comunque anche questo andrà verificato meglio nei prossimi passaggi. A questo punto l'analisi a vista del motore non ha dato nessun risultato, quindi smontiamo il drone per ispezionare gli ESC e vedere che non ci sia qualcosa di bruciato nella scheda. Ok, come vedete ho smontato il drone e rimosso il flight controller. Come tanti ESC in commercio, anche questo è un dissipatore sopra i MOSFET per ridurre le temperature, quindi purtroppo non è che si veda tanto. Bisogna dire però che l'ESC potrebbe avere lo stesso dei problemi, anche se le componenti a vista sembrano integre. Per avere un quadro completo poi bisognerebbe smontare completamente l'ESC, tuttavia è molto più pratico fare la prova dello scambio motore. Questa prova consiste nello smontare il motore che va a scatti e metterlo al posto di uno di quelli che funzionano bene. Siccome dovrò smontare e invertire entrambi i motori, per non confondermi evidenzio il motore potenzialmente guasto con un dado rosso. Ok, a questo punto ho invertito i motori, non mi rimane che accendere il modello per vedere cosa succede. Ovviamente il drone va armato senza eliche, perché dare gas con le eliche inserite è una cosa estremamente pericolosa da fare. Molto bene, il risultato del test parla chiaro, il motore che dava problemi in posizione sinistra continua a funzionare male anche in posizione destra, il motore buono invece gira bene anche nella nuova posizione. La prova quindi indica che questo motore funziona male a prescindere dalla sua posizione, mentre l'ESC non ha problemi in quanto fa girare il motore buono correttamente. Vediamo invece il caso opposto. Se il motore potenzialmente guasto messo nella nuova posizione funziona bene, possiamo dire che il problema sono gli ESC. Questo viene confermato anche nel caso in cui un motore che siamo sicuri che prima funzionava bene, messo nella nuova posizione, inizia a girare a scatti. A questo punto abbiamo individuato il problema e siamo pronti per sostituire la componente danneggiata. Qualora il problema fosse stato l'ESC, è possibile sostituirlo con un nuovo 4 in 1 dalle stesse caratteristiche, anche se di marca diversa. L'unica cosa da verificare è che gli ampere del nuovo ESC siano uguali o superiori a quelli del vecchio. Se il problema è il motore come in questo caso, allora va sostituito. Qui però potrebbe capitare che i motori che state usando siano usciti di produzione e non si riesca a trovarne uno uguale come ricambio. In questo caso potete valutare di prenderne uno dalle caratteristiche simili o sostituirli tutti e quattro ottenendo quelli vecchi di scorta. Perfetto, siamo arrivati alla fine del video, ho individuato il problema e posso procedere a sistemare il drone. Personalmente sostituirò tutti e quattro i motori con questi nuovi e terrò quelli vecchi di scorta per ogni evenienza. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.